Andiamo con questa puntata di Dolce Fa Niente in questo fine settimana molto caldo. Morena e Nazareno vi salutano e oggi chissà chi avremo, Morena? Buongiorno a tutti, siamo tutti un po' all'ombra per goderci questo Dolce Fa Niente di questa mattina? O siete al mare sotto i raggi picchianti del sole? L'altro giorno sono stata un po' al fiume, perché io vado al fiume, sono la donna del fiume. Ti hanno fatto una spiaggia con la sabbia. No, ci sono delle pietre che te le raccomando, vai a casa che sei piena di lividi ma non fa nulla. Questo significa soffrire bene. Sì, però sai, hai la tua spiaggetta privata, ti senti un po' così privilegiata. È vero. In mezzo alla natura e c'era questo sole veramente violento che ci ha cacciate in malo modo, sì. Poi c'è anche la compagnia di qualche zanzara, qualche mosca molesta, però ci sono le nutrie, Nazareno, al fiume. Le nutrie? Le nutrie, gli aironi, è una cosa meravigliosa. Le nutrie sono una sorta di, come dirla, tipo una lontra, una lontra nostrana. Non una londra, è una lontra. No, una lontra nostrana, una sorta di topolone acquatico. Fantastico, vedi? Chiamiamole così. Sono molto simpatiche. Non danno fastidio, no? No, anche perché quando vedono un umano all'orizzonte preferiscono andarsi a nascondere da qualche parte. Sono fifone questa cosa. Sì, non siamo molto raccomandabili noi esseri umani a volte, sai com'è? Meglio mettersi a riparo. Bene, bando alle ciance. Questa mattina abbiamo un ospite, Nazareno. Molto bene, che salutiamo. La raggiungiamo tramite telefono, la nostra Anna Armellino, modenese, che ho conosciuto tramite il mio amico pittore Sergio Padovani, lo avevamo come amico in comune e ci siamo incontrate su internet. È stata lei a trovarmi, devo essere sincera, e di questo mi sento fortunata e grata alla sorte per avermi messo in contatto con questa fantastica artista che ha un sacco da raccontarci. Lei è una pittrice, ma è anche una conduttrice radiofonica. Ah, Nazareno! E allora siamo proprio in compagnia. Chissà se c'è la nostra Anna in linea. Pronto? Pronto, sono Eccola qui. Eccola qua, Anna, come no? Buongiorno, Anna! Buongiorno a voi. Come stai? Bene. Sei una conduttrice radiofonica, non posso che star bene. Sei sempre all'opera dal punto di vista radiofonico oppure nel frattempo è successo qualcosa? No, ormai sono anni che la mia esperienza radiofonica dal punto di vista di conduttrice si è conclusa. Questa cosa nella tua biografia. Sì, ho esordito radiofonicamente parecchi anni fa. È stata una bellissima esperienza con le famose radio libere degli anni 80-90 e che si è poi conclusa, insomma. Però credo che fare delle cose alla radio, no? Lasci comunque un patrimonio interiore importante e sicuramente per quanto riguarda te è stata una componente importante per quanto riguarda la tua passione per la musica. Sì. Di questo parleremo molto. Sì, direi di sì. No, diciamo che la radio ha fatto parte della mia vita fino a quando ero bambina, perché in casa mia si ascoltava radio. Mia mamma lavorava in casa, quindi i pomeriggi della mia adolescenza, anzi della mia infanzia, sono stati proprio ascoltando Renzo Arbore, insomma artisti di questo calibro che improvvisavano, non nel senso di più mediocre, diciamo, della parola improvvisazione, ma proprio nel vero senso creativo della parola. Nel senso artistico. Quindi ascoltavate Alto Gradimento? Come? Ascoltavate Alto Gradimento? Esatto, Alto Gradimento. La trasmissione boom degli anni 70. Tutti i giorni Alto Gradimento, sì, c'era sì. Solo quella. Quindi diciamo ho avuto un buon inizio come ascoltatrice, poi ho avuto l'occasione di entrare in una radio proprio come in un film, accompagnando un'amica per un provino
in realtà poi se ce lo provino anche a me, presero me, non preso lei. Va sempre così. Noi amiche, mai portarci delle amiche da qualche parte. Perché in nessun posto, da soli. Perché ci soffiano le opportunità. È vero. Allora, Anna, abbiamo cominciato scherzando, ma speriamo di proseguire su questa linea perché a noi ci piace molto così rimanere sul leggero e sul piacevole. La tua arte ha questo matrimonio fortissimo con la musica, sì. Un tipo di musica per palati raffinati, perché tu ami molto il jazz, il blues, il soul, la musica africana. Ci vuoi un po' così, a parole tue, che saranno sicuramente migliori delle mie, introdurre a quella che è la tua arte? Diciamo che l'approccio, la prima passione, devo dire, che da oltre l'arte visiva, per me è quella legata alla musica. Essendo una persona comunque molto legata a quello che è l'emozione, quindi il trasmettere emozioni, ciò che maggiormente trasmette emozioni a me, devo riconoscerlo, è la musica. Quindi... Tu sei una persona emotiva? Sì, sono abbastanza emotiva e molto sensibile, quindi lo trovo un ottimo mezzo per comunicare l'emotività, nel senso che mi arriva più che la tecnica, mi arriva molto quello che è dato di pancia, è dato proprio da un istinto, no? Da quello distintivo che abbiamo dentro di noi. Quindi tutto quello che deriva da questo mi arriva moltissimo, perciò direi che l'approccio con il blues, con i gospel, con la musica afroamericana, la prima volta che l'ho sentito l'ho riconosciuto proprio come molto in sintonia con il mio linguaggio. Questo per il linguaggio che arriva a me. Dopo poi c'è un linguaggio che è quello con cui tu riesci a comunicare. E io ho intrapreso anche studi di musica, ho fatto canto con una bravissima cantante modenese, Antonella Fontana, però tantissimi anni fa, però ho capito che il mio mezzo espressivo non era la musica. Io ero una semplice fruitrice, quindi ho riconosciuto il mio limite e invece parallelamente... Fin da adolescente disegnavo moltissimo, dovendo scrivere letterine o cose di questo tipo, all'epoca io mandavo disegni, sì, ecco, quindi ho capito che facevo. Il mio mezzo espressivo era visivo. Guarda, la domanda che mi viene spontanea a farti, perché l'associo un po' anch'io alla mia personalità, alla tua, in quanto anch'io sono una persona emotiva, allora mi vengono, no, queste curiosità. Sei riuscita in qualche maniera, tramite le tecniche della pittura, a padroneggiare anche quell'emotività che talvolta ci sfugge e in certe occasioni ci mette un po' in difficoltà? Allora, questo credo che sia qualcosa che non riuscirò mai a risolvere, nel senso che inizialmente tutta l'emotività la mettevo in quello che facevo, poi mi sono resa conto che non riuscivo a comunicare in quel modo, perché quello che a me trasmette la musica o quello che a me trasmette un'opera visiva o un libro, qualunque forma d'arte, mi arriva perché chi me lo mostra, diciamo, lascia a me un po' di mio da metterci. E ho capito che io dovevo usare lo stesso metodo per poter, cioè l'interazione, per me è molto importante, la comunicazione avviene per interazione, quindi ho capito che dovevo frenarmi, che dovevo iniziare a togliere. E credo che questa cosa, anche se la padroneggio meglio adesso rispetto ad anni fa, sia una cosa che comunque è sempre latente, che devi sempre tenere sotto controllo. Sì. Quindi la risposta è no. No. Avevo il sospetto che fosse così, infatti. Abbiamo dei periodi. Sì, insomma, sì, poi abbiamo questa... Lo sai, penso che tu lo sappia, visto che sei così... Sì, questa emotività è come un po' come avere una Ferrari, no? E noi avere una patente per un'ape, spesso. Esatto. Tu riesci a controllare l'ape, ma la Ferrari ogni tanto la porti fuori carreggiata e rimani esatto, lì. Esatto.
esatto, ma penso che poi sia anche il bello. Sì, ma la pittura di... Io la considero una qualità, non la considero un difetto. No, 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 assolutamente. No, volevo sapere se la pittura diminuisce queste emotività oppure no. La pittura diminuisce? Per esempio. Direi di no, 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 direi che l'obiettivo è quello, cioè arrivare a far sì che la diminuisca, quindi c'è comunque sempre una... un'estrema attenzione al voler togliere più che aggiungere, questo senz'altro, però di per sé direi di no. Mm-hmm. E che percorso fanno queste emozioni, queste sensazioni all'interno di te per riuscire a tramutarsi in immagine legate alla musica? Come le converti praticamente le emozioni musicali in immagini? Ma fondamentalmente quello che trovo che la musica possa avere in comune con la pittura, per quanto mi riguarda, parlo sempre soggettivamente, è il senso del ritmo. Mm-hmm. Fondamentalmente è questo per me che è importante, e il mood, cioè quello che è l'atmosfera, quindi quello che io visivamente e nella mia testa colgo ascoltando la musica. Sicuramente è l'atmosfera, l'umore che il musicista trasmette, soprattutto nei concerti dal vivo, perché devo premettere che per me la musica è fondamentalmente musica dal vivo, prevalentemente musica dal vivo, come lo è tutto quello che sono le forme d'arte che possono avere un contatto diretto, quindi anche la pittura, senza i mezzi tecnologici che abbiamo adesso, insomma, quello può essere un modo per arrivare a conoscere, a scoprire. Poi però ritengo che devi arrivarci direttamente, perché le sensazioni vere ti arrivano dall'origine, dall'originale. Ecco, sono d'accordo con te, anche perché... Quindi, sì. Dimmi, dimmi. No, dicevo, quindi il mood, senz'altro, è stata una delle prime cose che mi hanno colpito andando a sentire i primi concerti dal vivo, e poi il fatto del ritmo, fondamentalmente io sento molto il ritmo e quindi amo la pittura che trasmette dinamicità, ritmo e movimento, ecco. Leggevo che durante i concerti tu facevi anche degli schizzi, degli abbozzi, prendevi degli appunti. Sì, sì, questo sempre agli esordi, diciamo. Dopo l'hai abbandonato? Come? Dopo l'hai abbandonato? L'ho abbandonato perché di fatto, iniziando a farlo poi assiduamente anche lontano dai concerti, sono arrivata a un punto in cui preferivo ascoltare i concerti, cioè quella cosa mi distraeva moltissimo. Sì, perché quando uno è lì, no, si vuole godere appieno quello che sta accadendo sul palco e la distrazione del prendere appunti, scattare foto che ti porta via, ti toglie un po' dell'incanto del live. Sì, ti distrae proprio dall'incanto, hai detto bene, perché... Dall'esperienza totalizzante, un po' meno totalizzante. Sì, esatto, esatto. Tant'è che non c'è più spazio temporale, sei fuori dal mondo, il concerto finisce. Sono passate 2-3 ore. E si ritorna con i piedi per terra, purtroppo. Esatto, esatto. Senti, io direi di fare una piccola pausa e poi riprendiamo la nostra chiacchierata. Sì. Ci leggiamo prima uno degli estratti che mi hai mandato tu da proporre ai nostri ascoltatori e poi mandiamo un pezzo e poi ripartiamo, sei d'accordo? Benissimo. Tu rimani in linea ovviamente. Certo. Allora, ho scelto di aprire le letture con l'estratto di Delacroix, che mi è piaciuto molto da poter proporre ai nostri ascoltatori. Ciò che distingue gli uomini di genio, o piuttosto le loro opere, non è affatto la novità delle idee, è l'idea da cui sono posseduti. Che quel che è stato detto non è stato ancora detto abbastanza. L'estro, signore, non è uno sfrontato che si piega al disprezzo, come gli applausi tumultuosi d'un teatro, che fa le giravolte sotto gli occhi del pubblico per strappargli i suoi vani favori. Più è bruciante e sincero, più esso è modesto. Un non nulla lo sgomenta e lo comprime. Se l'artista, chiuso in uno studio, dapprima ispirato sulla sua opera, è pieno di quella fede sincera che sola dà i capolavori, getta fuori per caso lo sguardo sul palcoscenico dove figurerà
e sui giudici che l'aspettano, subito il suo slancio s'arresta. Egli dà un'occhiata afflitta alla propria opera. Troppi disprezzi attendono il casto frutto del suo entusiasmo. Gli manca il coraggio di continuare lungo la strada che vede aprirsi dinanzi a sé. Allora egli diventa il proprio giudice e il proprio carnefice. Cambia, sciupa, s'esaurisce. Si vuole incivilire e ingentilire per non spiacere. Mi si presenta un'idea ridicola. Mi immagino il grande Rubens disteso sul letto di Procuste d'un concorso. Me l'immagino nei limiti d'un concorso che lo soffoca, farsi piccino, sopprimendo le sue forme gigantesche, le sue belle esagerazioni, tutto il lusso della sua maniera. Non si sciupa un quadro finendolo. Forse l'immaginazione ha meno campo da correre. Dinanzi a un edificio che si erge e i cui particolari non sono ancora indicati, e dinanzi allo stesso edificio che ha avuto il complemento degli ornamenti e delle rifiniture, si provano delle impressioni differenti. Avviene lo stesso d'una rovina, che a cagione delle parti mancanti ha qualcosa che colpisce di più. I suoi particolari sono scomparsi o mutili, come nella costruzione che sta sorgendo si vedono soltanto le linee essenziali e un'indicazione vaga delle modanature delle parti ornate. L'edificio compiuto chiude l'immaginazione entro dei limiti e le impedisce di oltrepassarli. Forse l'abbozzo piace tanto appunto perché ognuno se lo finisce a modo suo. E questo era un estratto dai diari di Delacroix. Ecco. Intanto ci ascoltiamo il primo pezzo che la nostra Anna ha scelto per noi, Steve Winwood ed Eric Clapton con Little Wing. E torniamo in diretta con Dolce Farniente su Radio Nuova. Morena, abbiamo la nostra ospite ancora in linea. Abbiamo sempre la nostra Anna in linea, Anna Armellino. Anna? Sono qui. Eccola. Ci sei. Voglio ripescare un attimo una considerazione che mi è venuta in mente leggendo questo estratto di Delacroix. Quando dice che praticamente no, un artista si sente messo un po' all'indice, no? Troppi disprezzi attendono il casto frutto del suo entusiasmo, gli manca il coraggio di continuare lungo la strada che vede aprirsi dinanzi a te. Ti è successo qualche volta di sentirti esposta attraverso la tua arte al giudizio degli altri, no? Diciamo così, che gli altri magari attraverso la tua opera si fanno un'idea di te e danno dei giudizi e questo ci fa sentire un po' spogli. Ti è capitato? Mi è capitato in più occasioni, ma è un rischio che si corre mm-hmm. nel momento in cui ci si espone. Penso che, essendo un mezzo di comunicazione fondamentalmente, l'arte, perlomeno per me è un mezzo di comunicazione, mi metto veramente a nudo quando espongo qualcosa di mio, quindi esatto. Sono soggetta a fraintendimenti perché non... quello che tu fai non è detto che sia visto solo da chi ha in comune con te e quindi riconosce esatto. il tuo linguaggio mm-hmm. Quindi ha in comune con te certe cose, ma anche da chi queste cose non le possiede, non le ha o non riesce a capire il tuo linguaggio mm-hmm. e devo dire che spesso mi ha anche comunque creato dei problemi. Infatti tutto questo estratto dai diari di Delacroix che mi accompagnano diciamo da quasi 15 anni e che più riprese leggo qua mm-hmm. e là, è proprio un insieme di momenti e di sensazioni, ma soprattutto l'ho voluto segnalare per due motivi, perché leggere queste cose è come che accadano nella tua vita delle coincidenze, cioè ti capita di leggerle sempre in momenti in cui dici ah che coincidenza sto provando questo. In realtà non sono coincidenze, sono cose che invece ti servono proprio per capire che è già stato vissuto, è già accaduto e che sei sulla strada giusta. Ma sai che sulla strada giusta. Cosa penso? È che in qualche maniera inconsciamente c'è dentro di noi una sorta di calamita che ci attrae verso le cose che anche inconsciamente in quel momento ci servono. Per cui magari anche, non lo so, un sentore di comunione, no? Con delle idee
di qualcuno e siamo attratti verso quel qualcuno senza che ce ne rendiamo conto. Potrebbe anche essere questo, no? Una sì, c'è sempre alla base il famoso istinto, quando leggi per la prima volta qualcosa, una frase di qualcuno, ad esempio io Delacroix lo amo molto di più come scrittore, come filosofo, i suoi diari li consiglio a tutti perché è un trattato non solo di pittura ma anche di musica, lui era un grandissimo appassionato di musica, correlava sempre la musica alla pittura anche lui. E di letteratura, è veramente un grande filosofo, è stato Delacroix, oltre che un grande pittore. E quindi è vero, ti ci riconosci, hai questo istinto che ti dice ok, qui voglio approfondire, mi interessa. E poi, a proposito di coincidenze, ho incluso proprio una parte perché proprio aprendo i suoi diari a caso, quando diciamo proprio ne ho voglia, mi è capitato di leggere un brano di una sua pagina del diario quando stavo facendo il mio progetto legato alla detenzione per tortura e in difesa della libertà dell'essere umano. E mi è capitato di leggere proprio questa frase sul letto di Procuste, leggenda che non conoscevo, che ho voluto approfondire e leggendo il significato detto della qua mi ha dato il titolo per il mio progetto. Quindi io penso che queste coincidenze proprio siano cose che non sono coincidenze, no. Sono semplicemente cose che servono e che arrivano. Appunto. Sincronicità, no? Chiamava esatto, Jung. Sì, 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 e rispetto a quest'altra frase, non so se tu la condividi, sei d'accordo. Allora egli diventa il proprio giudice, il proprio carnefice, cambia, sciupa, si esaurisce, si vuole incivilire e ingentilire per non spiacere, ma anche tu vorresti... Io aggiungerei anche un'altra cosa che probabilmente lui non ha mai fatto, ci si ferma. Veramente tu vorresti incivilire e ingentilire per non spiacere a un... No, appunto per non fare quello ci si ferma. Esatto. Però diciamo che c'è chi lo fa, c'è chi lo fa. Sì. Purtroppo. Sì, purtroppo. È che alla fine, no, chi ha la vera passione per l'arte e la vede come una sorta di missione, chiamiamola così, non accetta compromessi e... No, anche perché è un percorso, essendo un percorso esistenziale, e l'incivilire e ingentilire è fermarsi, cioè tu ti ripeti te stesso, trovata la formula... È un'ipocrisia anche, no? Sì, perché sì, impedisce sì. A te è stesso una paura di essere... Anche, sì. Può essere anche una paura, semplicemente anche una paura. Ma cos'è che fa fermare? C'è una causa? E il giudizio degli altri. Ah, ecco. Il giudizio degli altri. O ti sottoponi al giudizio e cambi, o ti fermi e lasci passare l'attimo. O anche forse una mancanza di sicurezza in se stessi, perché poi comunque chi fa arte può anche essere una persona molto sensibile, sì, e sicura, proprio a cose da risolvere, chi fa arte, come tutti. Cioè, come tutti. Quindi... Un artista lo fa attraverso la propria opera, no? Sì, 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 sì. O cacciarsi in un vicolo cieco. No! Non vicolo cieco, in una strada, diciamo, obbligata. Cacciarsi in una strada obbligata, la devi percorrere, è l'unica che ti può forse aiutare a capire e a fare progressi. Guarda, leggo a proposito di questo argomento che stiamo trattando, questa frase che hai incluso tu fra le citazioni che mi hai mandato, che è molto appropriata, quella di François Truffaut. Questi artisti dell'angoscia, nella categoria degli artisti inquieti come Kafka, Dostoevsky, Poe, non possono evidentemente aiutarci a vivere, perché vivere per loro è già difficile, ma la loro missione è di dividere con noi le loro ossessioni. Con questo, anche ed eventualmente senza volerlo, ci aiutano a conoscerci meglio, il che costituisce obiettivo fondamentale di ogni opera d'arte. Credo che sia la spiegazione più lampante di quello che stiamo dicendo. Quindi conoscere l'arte è necessario per tutti, io penso questo. Per conoscere se stessi, Esatto. Sì, anche perché il mondo dell'arte, oltre a questo, veramente fornisce inimmaginabili esempi di persone che proprio hanno lavorato con qualunque mezzo per poter produrre una formulazione artistica molto convincente, forte, originale. Quindi ti aiuta anche a risolvere problemi.
quindi non fermarti su certe cose che sono già state viste, già state affrontate, che ti possono dare una soluzione per passare oltre, insomma, nel tuo percorso. Quindi è fondamentale, sì. A questo punto della nostra chiacchierata, un argomento, un personaggio imprescindibile che Anna ama moltissimo, stiamo parlando di Nina Simone, a cui ha legato anche un suo progetto, e vorrei che tu ce ne parlassi in maniera ampia e dettagliata, visto tutto l'amore che riversi su Nina Simone. Sì, sì. Nina Simone è uno di quei personaggi per me che col quale ho avuto, mi sono riconosciuta in parte per tanti aspetti. Senz'altro uno è quello vista nell'insieme della sua trasversalità. Quindi uno dei problemi che io ho avuto fin da quando ho iniziato a dipingere, a disegnare, è stato quello di sentirmi chiedere spesso che genere fai, cosa che mi ha sempre messo molto in imbarazzo mm-hmm. come domanda, perché io non faccio un genere, io faccio dei progetti nei quali metto delle mie idee, cose che devo risolvere, di cui voglio oppure di cui voglio parlare. Voglio semplicemente mettere a conoscenza e per fare questo uso qualunque mezzo mi sia consentito, che può essere la matita, la pittura astratta, la pittura figurativa, il collage, l'incisione ultimamente, e quindi io uso mezzi, uso strumenti e Nina Simone praticamente ha fatto la stessa cosa, mm-hmm. di base la sua voce, di base il suo pianoforte, la sua creatività, però andando ad attingere in tutti i repertori musicali per esprimere le sue emozioni e quello che lei provava. Quindi questa trasversalità, questo non fermarsi, diciamo, ma a categorie, a settori, io l'ho riconosciuto subito e l'ho apprezzato moltissimo e mi ha dato anche una certa sicurezza, mm-hmm. dicendo ok, non sto poi forse sbagliando tanto. Questa è stata la prima cosa. Poi, vabbè, le emozioni che comunica... piacerebbe, è una cosa che piacerebbe moltissimo anche a me, per lei è per me è una grande comunicatrice di emozioni, la sua voce, la sua musica, è pathos, è blues, è proprio una cosa incredibile. E non ultimo anche il suo impegno nella lotta per i diritti civili, cosa che ideologie sulla libertà che condivido moltissimo anche io, dove lei senza esitazione, diciamo, a un certo punto della sua vita ha esposto pubblicamente, correndo anche dei rischi, scrivendo pezzi che sono diventati anche inni proprio per mm-hmm. molte diciamo associazioni che lottavano contro, per la difesa dei diritti civili dei neroamericani, insomma. Quindi questo fondamentalmente è ciò che condivido moltissimo con lei. Troppi superlativi e nessuna parola per descriverla. Sì. Può essere un concetto che tu persegui nelle tue opere, ossia attraverso l'immagine riuscire a comunicare tutti questi superlativi che la parola non riuscirebbe ad esprimere, perciò uno ripiega sull'immagine. Sì, io... Sì, diciamo che per superlativi intendiamo proprio superlativi verbali, mm-hmm. diciamo, allora sì, per immagine. Anna, ma qual è l'opera a cui sei più affezionata? In che